Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento del sabato dedicato alla santità. Una puntata, quella odierna, particolarmente ricca. Avremo motivi di riflessione legati ad alcune figure davvero straordinarie, che sono tra l'altro tornate d'attualità per diversi motivi. Alcune di queste già le conosciamo, altre le stiamo approfondendo di volta in volta. Iniziamo il nostro programma, come sempre, appunto da questa ulteriore finestra aperta sulla nostra provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, con le cause che vedono coinvolti dei frati, ma anche una donna che abbiamo davvero imparato ad apprezzare per ciò che concerne il suo rapporto con la sofferenza, Genoveffa De Troia, ma dei frati, dicevamo, che recenti e soprattutto in alcuni casi operanti nel passato, restano comunque di una forte attualità. È proprio il caso di padre Matteo Dagnone, di cui tra l'altro il 31 ottobre ricorre l'anniversario della morte. Ci sono delle iniziative che in programma appunto per commemorare e ricordare questo frate, ma per rispolverare un po' anche la memoria su chi era padre Matteo Dagnone, vediamo questa scheda. Prospero Lolli, il futuro padre Matteo Dagnone, nasce ad Agnone in Molise nel 1563. Da una testimonianza sappiamo che il giovane è un brillante studente, molto quieto e modesto e di bellissimo ingegno. All'età di 18 anni, per cause non chiare, esce di casa con un fucile ed accidentalmente parte un colpo che uccide il piccolo Donato Antonio Cellilli, di 6 anni. Dalla documentazione rinvenuta sappiamo che il Lolli non si presentò al processo, ma per la pena inflitta sappiamo che il suo gesto fu giudicato involontario. Infatti non venne condannato al carcere ma al pagamento di una somma di denaro. Il servo di Dio, non rispondendo alla convocazione in tribunale, dovette andar via dal proprio paese natale e sappiamo che si recò a Napoli, dove ha studiato filosofia e medicina. Ha seguito anche corsi di diritto ed ha frequentato in modo continuato i padri gesuiti di Napoli e il loro oratorio. Il giovane sembra che volesse entrare nella Compagnia di Gesù, ma un suo amico, il futuro padre Tommaso da Trivento, lo indirizza verso la spiritualità cappuccina. Egli aderirà a questa proposta spirituale perché l'esigenza di vita cappuccina rispondeva meglio al suo bisogno di una scelta radicale di vita dedita alla preghiera e alla penitenza. Entra nel noviziato di Sessa Aurunca, della provincia religiosa di Napoli, nel 1582 e l'anno dopo farà la sua professione in questa famiglia religiosa. Prosegue i suoi studi teologici ad Aversa. Nel frattempo la famiglia fa in modo che venga trasferito nella provincia religiosa di Sant'Angelo, presso il convento di Serra Capriola. Giunto in questa località della Capitanata, insegna logica ai suoi coetanei. Vista la sua preparazione culturale, i superiori lo invitano a continuare gli studi a Bologna, presso lo studio generalizio di Monte Calvario. In questa città viene ordinato sacerdote il 19 settembre del 1592. Dopo l'ordinazione inizia il ministero della predicazione da parte del servo di Dio. Nel 1598 predica nel suo paese natale e in questa occasione chiede perdono alla madre di Donato Antonio, di cui anni prima si era macchiato della sua morte. Sempre nel 1598 è nominato provinciale, carica che manterrà fino al 1601. Il giudizio sul suo superiorato, dalle poche fonti in nostro possesso, è valutato positivamente dai suoi confratelli. Nel 1614 è trasferito presso la comunità di Sant'Elia Pianisi. La sua salute inizia un lento declino, tanto che i medici consigliano di trasferire il servo di Dio presso un'altra comunità per cambiare aria. La scelta cadde su Serra Capriola. Ad inizio ottobre 1616 è accompagnato da alcuni confratelli nel luogo dove si spegnerà pochi giorni dopo, il 31 ottobre, all'età di 53 anni. La memoria si mantenne viva nel tempo, tanto che nel 1751 venne effettuata la prima ricognizione sul corpo del servo di Dio. Le vicende storiche successive hanno minato il ricordo di padre Matteo, ricordo che comunque non è andato perduto.
Dunque, questa è una sintesi che ha ricostruito alcuni aspetti della biografia di Padre Matteo Dagnone. Noi, come sempre in questo caso, abbiamo in collegamento fra Antonio Tartaglia, vice postulatore della causa di Padre Matteo, che è in collegamento Skype e che salutiamo davvero con grande gioia. Buongiorno, pace e bene, fra Antonio. Pace bene, buongiorno. Dunque, fra Antonio, siamo alla vigilia di un anniversario che ci offre l'opportunità appunto di tornare a parlare di Padre Matteo. Cosa è previsto per il 31 ottobre prossimo? Sì, come ogni anno, oramai è una data fissa, anche durante il periodo della pandemia abbiamo cercato di tenere viva, come giusto che sia, ecco, la commemorazione della morte del servo di Dio, Padre Matteo Dagnone. E negli ultimi 2 anni la celebrazione è stata vissuta in contemporanea, potremmo dire, oppure il 30 e il 31, sia a Serra Capriole sia ad Agnone, onde evitare spostamenti, perché sappiamo bene che era bene evitare gli spostamenti causa Covid. Quest'anno invece riprenderemo quella che era un po' l'alternanza della commemorazione, della celebrazione nelle due comunità, che oramai si trovano quasi ad essere sorelle, di Serra Capriola e di Agnone. E quest'anno la celebrazione sarà, ci ospiteranno i fratelli della comunità di Agnone, presso la chiesa, ex chiesa dei Cappuccini, adesso attualmente tenuta dai confratelli sacerdoti diocesani, da Don Onofrio, che è il parroco, quindi la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. E ci sarà, come sempre, la celebrazione eucaristica alle ore 18, presieduta dal Vescovo di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo, dove interverranno ovviamente anche il Vescovo di San Severo, come è solito questo avviene, come anche Monsignor Palumbo è venuto anche a Serra Capriola altri anni, quando a presiedere la celebrazione era invece Monsignor Giovanni Pecchinato, Vescovo di San Severo. Ovviamente la presenza di altre autorità, altri confratelli, saranno presenti ovviamente anche le autorità civili, il sindaco di Serra Capriola, il sindaco della vicina Chieuti e il sindaco ovviamente di Agnone, che ringrazio tutti sin d'ora che sono stati sempre presenti e che hanno sempre accompagnato tutte le iniziative. Prima della celebrazione, quest'anno abbiamo voluto vivere non il solito momento del rosario, non per togliere nulla al rosario, ma abbiamo voluto, ecco, cambiare un po', anche perché ogni tanto cambiare fa bene. Quindi vivremo il momento dell'adorazione eucaristica, ovviamente in ascolto della parola del Signore e di uno degli scritti di Padre Matteo Dagnone, che ci rimette di fronte a Cristo come via, verità e vita. Ecco, l'abbiamo voluto scegliere apposta e bene, sarà un bel momento che cercheremo anche di trasmettere ovviamente su quello che sono un po' i social. Sia il canale di Facebook, cercheremo di fare delle dirette per Certo. tutti coloro che non potranno muoversi da casa. Ecco, Fra Antonio, sarà un momento di preghiera sicuramente importante che assume anche un significato particolare per quella che è la data stessa dell'anniversario di Padre Matteo, che coincide con una giornata per certi aspetti particolare, nefasta in alcuni casi per le esagerazioni di questo carnevale fuori stagione che molto spesso ci mette davanti a mostriciattoli e altra roba di cui non vogliamo parlare. E questo ci mette comunque in rapporto con il padre Matteo, esorcista. Allora, sicuramente un motivo in più per pregare quel giorno. Per me è un motivo in più perché allora, ci sono le coincidenze e ci sono le bioincidenze. Siccome il Signore guarda molto più lontano, Padre Matteo è morto in un momento in cui Halloween non stava né in cielo né in terra, almeno l'Halloween che conosciamo noi, perché Certo. come sappiamo bene, ecco, l'ho appena finito di dire a scuola, visto che sono insegnante, questa mattina avevo proprio i giovanotti e le signorine di primo anno con cui iniziamo a fare l'origine della religione. E Halloween è una che si chiamava in un altro modo, Samhain, insomma, era una pratica religiosa di non cristiani, ovviamente, dei popoli celtici del nord Europa, che si fermavano proprio a festeggiare in quel momento, a parte il loro capodanno, che era il 1° di novembre, ma festeggiavano proprio i santi e i morti, ovviamente i loro santi, gli spiriti che loro avevano,
si tratta, ripeto, non stiamo parlando di cristianesimo e stiamo parlando di secoli e secoli e secoli precedenti. Quindi anche loro si fermavano a riflettere su questo aspetto del collegamento dell'immanente, della terra, con il trascendente, con l'altro mondo fatto di spiriti e di anime che loro oramai avevano perso per la morte. E vivevano dei sacrifici, vivevano delle feste, vivevano dei modi di fare loro. Noi abbiamo i nostri, che sono quelli di guardare i santi e i nostri confratelli defunti che oramai vivono e vivono in Dio. Quindi purtroppo nel tempo è stata snaturata questa cosa, ma negli ultimi anni, perché come sappiamo, sono mezzi che possono essere presi per sviare qualsiasi verità, qualsiasi cosa. Io la voglio prendere con il giusto rispetto, perché sono cristiano, credente, praticante, convinto, cattolico e tutto apostolico per quello che si può con i nostri piccoli o grandi difetti, ma rispetto a quelli che sono le altre religioni, ovviamente, che fanno e vivono la loro fede in un altro modo, non lo sviare, perché è stato sviato il Le senso di Halloween. degenerazioni di questa festa che hanno Le portato ad degenerazioni, altri cosa che versanti. invece le bioincidenze di cui parlavo invece è proprio un'altra. Che a me ha fatto sempre piacere, che purtroppo, e sottolineo purtroppo, questa non viene ricordata. Guardate un po', il 31 abbiamo il primo novembre, quindi noi ricordiamo il transito di Padre Matteo nei primi vespri di tutti i santi, una festa stupenda, ma senza ricordare che il primo di novembre del 1950, guarda caso, Pio XII definisce il dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, un dogma di cui Padre Matteo ha Ecco, parlato per tutta la sua vita. certo, un altro Quindi, aspetto sicuramente saliente ecco, della una sua esperienza. bioincidenza di questa trovatemela voi. E a me dispiace che tante volte, e lo dico veramente a cuore aperto come responsabile della vicepostulazione, dovremmo mettere in luce, evidenziare più queste cose, ma non perché certe altre non interessano. Perché noi dobbiamo parlare dei santi come testimoni, ecco, voi avete questo bellissimo titolo, verso gli altari. Gli altari sono i luoghi dove noi guardiamo i santi, ma i santi prima di arrivare sugli altari sono andati verso gli altri. Quindi, Bello, togliendo, scusate, bello, può gioco di essere un parole, suggerimento per un ulteriore titolo. sono santi proprio perché sono andati verso gli altri. E noi che siamo santi in potenza, come, non in atto, ma in potenza, cioè possiamo diventare santi, ecco, dobbiamo anche noi dirigerci verso gli altri, proprio come ha fatto Padre Marco, come hanno fatto tutti i santi, ma in questo caso Padre Matteo, che è stato, e lo ripeterò fino a quando, non mi si, quando avrò fiato, ecco, Benissimo. è andato verso gli altri dispensando la misericordia, dispensando, insegnante di logica, ci ha ricordato la scheda. Quando ce ne sarebbe bisogno ai tempi nostri di un po' più di logica, di un po' più di chiarezza, di un po' più di cultura, di un po' più di scienza, di un po' più di luce. Ecco perché ho voluto coniare anche, forse impropriamente, ma un umile ministro della misericordia di Dio, misericordia che è luce, che è pace, lì dove serve, che è amore, Benissimo. che è cura del prossimo, che è anche togliere dalle tenebre dell'errore e del peccato chi lo vive in una maniera più forte, per esempio, coloro che vivono purtroppo la povertà dell'essere posseduti, che non è una cosa da cui farci bandiera, cioè dobbiamo avere Infatti, compassione di queste persone infatti, e tanta preghiera soprattutto. grazie a Dio, sono pochissime, ma ci sono, ma non, io cerco di fare questo anche per compito di chi me lo ha detto prima, di chi mi ha, ecco, io sono uno strumento a mia volta, quindi mostrare Padre Matteo per quello che è. Quindi ecco, io guarderei più la bioincidenza, ecco, di una persona che è stata chiamata nel seno del Padre, che ha incontrato la Vergine Maria e i Santi proprio in una vigilia meravigliosa, lui che per tutta la vita dopo tanti secoli, guarda caso nel 1950, Padre Matteo è morto nel 1616, Sua Santità Pio XII proclamava il dogma dell'Assunta. Una cosa più bella. Poi,
possiamo pregarlo per tante cose, Padre Matteo. Quindi Certo. speriamo, anzi, e preghiamo che quanto prima possa essere fatta chiarezza su tanti aspetti, perché il lavoro è lungo, ma bello, e spero veramente anche tutti coloro che ci ascoltano, i devoti, che possano pregare affinché possiamo trovare le giuste strade, i giusti canali per fare luce e chiarezza. Però ecco, prendiamo Padre Matteo come esempio per la sua luminosità di vita e per il suo andare verso gli altri. E ancora oggi Padre Matteo va verso gli altri, prima di arrivare verso gli altari. Verso gli altari, sicuramente che poi è l'augurio che noi facciamo anche in Certo. questo caso. Fra Antonio, io ti devo ringraziare perché i nostri tempi sono sempre limitati e dettati anche da altre esigenze. Comunque, grazie e buon lavoro. Grazie di cuore a voi, un abbraccio, un saluto a tutti, pace e bene. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo ancora insieme. Ed ora vogliamo occuparci di un'altra vicenda particolare che ci ricorda ancora degli elementi che, seppur lontani negli anni, sono di strettissima attualità perché certe pagine di storia vanno sempre ricordate. L'occasione ci è fornita dalla beatificazione di due sacerdoti martiri, Don Bernardi e Don Ghibaudo, martiri dei nazisti e pastori esemplari della Chiesa di Cuneo. Ma vediamo in questa scheda quali furono i fatti, le vicende che caratterizzarono queste figure. Don Giuseppe Bernardi nacque a Caraglio il 25 novembre del 1897. A 10 anni entrò nel seminario di Cuneo. Ordinato sacerdote, iniziò il suo ministero come viceparroco ad Aisone e nel 1938 a Boves, cittadina a pochi chilometri da Cuneo. Don Mario Ghibaudo nacque a Borgo San Dalmazzo il 18 gennaio 1920. Il giorno della prima comunione avvertì la chiamata al sacerdozio ed entrò nel seminario di Cuneo nell'ottobre del 29. Ordinato sacerdote, venne inviato come viceparroco a Boves. La vicenda che li vede coinvolti si inserisce in una delle fasi cruciali della Seconda Guerra Mondiale, quella immediatamente successiva all'armistizio dell'8 settembre 1943, allorquando Boves divenne teatro della prima rappresaglia nazista in Italia. Coscienti della tragedia che si stava avvicinando, scelgono di rimanere al loro posto. Domenica 19 settembre a Boves ha inizio il dramma. Non essendo reperibili le autorità cittadine, Don Giuseppe Bernardi accetta e porta a compimento, insieme a un benefattore locale, il ruolo di mediatore per la liberazione di due soldati delle SS catturati in mattinata dai partigiani. A missione compiuta, i patti però non vengono rispettati e comincia l'incendio del paese. Don Giuseppe utilizza il tempo in cui è ostaggio del comando tedesco per andare a pregare per il giovane mitragliere tedesco caduto nello scontro a fuoco del mattino, per chiedere la soluzione a Don Mario Ghibaudo che gli aveva portato un caffè e per pregare il rosario. Il suo calvario si compie in un androne nei pressi della piazza centrale del paese, dove viene trascinato insieme al suo compagno di intermediazione, ucciso con arma da fuoco e il suo corpo dato alle fiamme. I suoi resti furono deposti nella cappella dei sacerdoti all'interno del cimitero di Boves. Don Mario Ghibaudo, nel pomeriggio del 19 settembre, pur potendo fuggire, resta accanto al gregge, recando conforto a Don Giuseppe Bernardi, mettendo in salvo le orfanelle e assolvendo le persone che incontra, infine facendosi carico di una povera vecchia inabile su un carretto. Raggiunto un luogo sicuro, affida la donna ad un seminarista e rientra in Boves con l'intento di portare in luogo sicuro il Santissimo Sacramento. Impossibilitato a raggiungere la chiesa di Santa Croce, torna indietro e ritrova la vecchia donna abbandonata al suo destino dal seminarista. Con lei riprende la via dei campi. A un tratto, davanti a lui, un uomo anziano viene colpito a morte dai nazisti. Non esita ad avvicinarsi a lui per impartirgli la soluzione in articulo mortis. Mentre compie il gesto, viene colpito con una raffica di mitraglia e l'omicida infierisce sul suo corpo agonizzante, trafiggendolo anche con un'arma da taglio e calpestandogli il viso con gli scarponi. Il suo corpo viene recuperato all'alba del giorno successivo e portato di nascosto a Borgo San Dalmazzo, dopo essere stato preparato e sepolto nel cimitero del suo paese, nella tomba di famiglia.
La comunità bovesana ha custodito la memoria inscritta nei valori di pace, riconciliazione e perdono, capaci di rimarginare sia le ferite dell'eccidio di Boves, sia le ferite della storia di oggi. Ecco dunque l'attualità del messaggio di questi due sacerdoti martiri appena beatificati, beatificazione che è avvenuta il 16 ottobre scorso, e noi abbiamo in collegamento per parlarci di questa giornata così importante per Boves e non solo, Don Bruno Mondino. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Ecco, non sento una comunicazione in regia, non sento l'audio di Don Bruno. Credo ci abbia salutato, io ricambio il saluto ovviamente. Ma allora, Don Bruno, le chiedo subito questo. Possiamo ricordare questa giornata di festa per Boves, dicevamo, per tutta la comunità, ma non solo, visto lo spessore anche di queste due figure di martiri sacerdoti? Sì, è stata una giornata davvero intensa, davvero emozionante. Emozionante perché è una giornata che incrociava tutta la storia di Boves, un momento particolarmente tragico, un momento in cui questi due sacerdoti sono stati presenti. Per questo c'è stata una grande commozione in quella giornata. Devo dire che c'è stata anche una grande collaborazione. Avevamo tanti ospiti, in particolare avevamo ospite il coro della parrocchia di Schondorf in Germania. È una parrocchia dove nel cui cimitero si trova sepolto Piper, che è stato il comandante che ha dato ordine per quanto riguarda appunto la strage di Boves. Da una decina d'anni è partito un cammino di fraternità, di riconciliazione con questa parrocchia. E allora l'evento di questa domenica della beatificazione è stato anche un po' un momento dove insieme le due comunità, Boves e Schondorf, hanno fatto festa per i due beati. Ed è stato davvero festa, si respirava un ambiente molto semplice, molto familiare, ma anche molto, molto gioioso. Per questo è stata una giornata per noi indimenticabile. Ecco, celebrazione che è stata presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, a nome di Papa Francesco. Ecco, ricorda un messaggio in particolare, una frase di quella riflessione? Sì, il Cardinale è stato davvero ispirato nella sua omelia. Ispirato perché ha parlato, prendendo l'esempio appunto dalla prima lettura, dell'intercessione. È un aspetto che in questi anni noi abbiamo anche imparato, in particolare da Don Giuseppe Bernardi, perché nel suo ministero, Don Giuseppe, lo ricordava anche la scheda di presentazione, ha avuto la triste esperienza della Prima Guerra Mondiale. Un'esperienza davvero dura, davvero cruenta, e per questo aveva nel cuore tantissimo il tema della pace. Ben prima che iniziasse la guerra già faceva pregare per la pace, ha fatto pregare costantemente per la pace. Io penso che la sua preghiera non è stata non esaudita. È vero, c'è stata la strage di Boves, è stato un momento durissimo. Ma da questa strage Boves ha imparato l'importanza della pace. Già nel 1983 aveva istituito la prima scuola di pace, e da questa, anche dall'esempio di come si è convissuto quei giorni Don Bernardi e Don Mario, abbiamo imparato il valore della riconciliazione. Quindi il Cardinale ha insistito molto sull'intercessione, ed è un aspetto che in qualche modo già era presente nel nostro cammino. Noi abbiamo tutti i 19 del mese una preghiera che abbiamo intitolato la Lampade per la Pace, ma che sicuramente il Cardinale con la sua omelia ci spinge ad approfondire, a valorizzare
e in qualche modo anche forse a spingere un po' di più l'acceleratore su questo aspetto. Sicuramente. Allora, Don Bruno, noi facciamo una brevissima pausa. La invito a restare ancora qualche minuto con noi, perché poi vogliamo soffermarci in particolare sull'excursus della causa che li ha portati alla beatificazione e poi sul loro messaggio attuale. Un attimo di pausa e torniamo insieme. E torniamo dunque in studio per proseguire nella nostra analisi, ma anche e soprattutto nella proposta di approfondimento delle figure di Don Mario Ghibaudo e Don Giuseppe Bernardi. Abbiamo in collegamento Don Bruno Mondino, al quale vogliamo chiedere appunto quando poi ha avuto inizio la causa che poi ha portato alla loro beatificazione. Subito dopo il martirio, comunque la fama di questi due sacerdoti martiri, che tipo di sviluppo ha avuto a Bove, se non solo? Allora, sicuramente la storia dei nostri due sacerdoti è legata anche, e anche la memoria dei due sacerdoti è legato anche un po' alla sensibilità degli anni e del tempo. In modo particolare, dopo la guerra c'è stata tutta la fase della esaltazione, ma anche della gioia per la libertà ritrovata. E i nostri due sacerdoti non sono mai stati, sono sempre stati ricordati nelle manifestazioni pubbliche che ci sono state, insignite anche rispettivamente della medaglia d'oro e della medaglia d'argento al valor civile, ma non sono mai stati identificati, anche perché non lo potevano essere, tout court con la resistenza. Ricordo che il 19 settembre è pochissimi giorni dopo l'8 settembre, quindi anche il movimento resistenziale andava formandosi. Inoltre il loro messaggio è stato un messaggio tipicamente di sacerdoti, appunto benedicevano, assolvevano, è quello che hanno fatto quel giorno. E questo però non ha fatto sì che venissero ricordati soprattutto come pastori. E all'inizio, verso il 2008, è venuta fuori l'esigenza di riscoprire un pochino meglio queste due figure. La domanda era: ma se questi due qui sono morti per il paese, cos'era che li ha spinti a una generosità tale? E rispondendo a questa domanda è venuta anche fuori l'ipotesi della causa di beatificazione. Evidentemente non è partita immediatamente. Anche su un saggio consiglio del cardinale Saraiva si è lavorato molto sull'aspetto storico, sul recuperare i documenti, sul ricostruire anche con precisione i fatti. La causa è iniziata ufficialmente il 31 maggio 2013, con l'istituzione del tribunale, chiamiamolo così, diocesano, quindi con l'escursione anche dei testimoni ancora viventi, e ha prodotto 5.000 pagine in questo lavoro, che sono stati poi trasmessi al Dicastero delle Cause dei Santi. Il lavoro fatto, diciamo, in diocesi è stato un lavoro molto bello, molto proficuo, ci ha aiutato a scoprire sempre meglio la figura di questi due sacerdoti. E poi questo lavoro è stato affidato alla Chiesa, appunto attraverso il Dicastero delle Cause dei Santi. È stato fatto lo studio della posizione, sono stati poi passati i vari esami, quelli dei consultori storici, dei consultori teologi e dei vescovi, dei cardinali. È stato un periodo anche per noi bello, perché abbiamo continuato anche nel nostro cammino, abbiamo anche fatto nuove amicizie anche con altre comunità che avevano vissuto un po' esperienze analoghe alla nostra. E il 9 aprile è arrivata la bella notizia che il Papa aveva autorizzato il cardinale prefetto a emettere il decreto per la beatificazione dei nostri due preti. Quindi è una causa anche abbastanza veloce, diciamo.
anche abbastanza veloce comunque come procedura che ha portato dall'inizio della causa alla beatificazione. È stato veloce perché comunque anche perché il Tribunale Diocesano ha lavorato in maniera molto seria, ma anche molto veloce. Lo richiedeva anche il fatto l'età dei testimoni, che non potevamo permetterci di avere troppi anni davanti. E quindi questo è stato, devo dare il plauso al delegato vescovile che ha seguito con molto puntiglio ma anche con molta determinazione, e in un anno in pratica ha fatto il lavoro per quanto riguarda la fase diocesana. E allora Don Bruno, in conclusione un messaggio, quello che ci arriva da Don Gibaudo e Don Bernardi, come ci accennava, legato essenzialmente alla riconciliazione. Questo è il messaggio che potremmo dare oggi rapportandolo alla nostra attualità. Sì, allora i messaggi che arrivano da questa vicenda penso che sono diversi, diversi in senso, c'è una pluralità di messaggi. Chiaramente oggi siamo molto sensibili al messaggio della riconciliazione. Il parroco che è già ostaggio dei tedeschi va a benedire la salma del soldato tedesco, sicuramente una immagine che parla e che ci ha invitati a riflettere proprio e a lavorare per la riconciliazione. La drammaticità di questo momento sicuramente rende questo messaggio molto attuale. E c'è anche non ci siamo soffermati troppo, non abbiamo il tempo, ma il parroco muore insieme a un impresario. L'impresario era un laico. La famiglia ci ha sempre tenuto a sottolineare questo aspetto, questa caratteristica del padre di questo uomo, Antonio Vassallo, che era laico, qui cioè non frequentava la chiesa per quindi essere non era esplicito. Credente. Muore insieme al parroco, e su questo noi anche per preparare la celebrazione abbiamo avuto l'intervento del Cardinale Zuppi sul collaborare insieme per il bene comune. È una bella specificazione del messaggio della riconciliazione che lo concretizza molto anche per l'oggi. Sicuramente. Ma c'è il messaggio dell'intercessione su cui già abbiamo parlato prima. C'è anche un messaggio che a me preme sottolineare. Il vice parroco era 3 mesi che era prete. Muore assolvendo a 23 anni. Per me è un'icona bellissima della grandezza del perdono di Dio. Questo ragazzo, chiamiamolo così, muore per testimoniare la bellezza del perdono di Dio. Penso che appunto sono questi un po' i messaggi che poi si collegano anche un po' tutti insieme. Certamente. Noi dal perdono di Dio impariamo a intercedere, impariamo a riconciliarci, impariamo a collaborare per il bene. E trovano sintesi in queste due figure di beati. Grazie Don Bruno. Avremo comunque occasione anche in futuro di parlarne, perché appunto i messaggi sono tanti, di strettissima attualità, e ci piace poter approfondire ulteriormente. Grazie e buon lavoro anche a lei. Grazie a voi veramente, buon lavoro. Adesso vogliamo cambiare pagina, facciamo ancora un sforzo di memoria per ricordarci una figura che abbiamo trattato anche in passato, ma che si ricollega anche in questo caso ad una bella iniziativa di questi giorni. Parliamo di Sandra Sabattini, lo facciamo attraverso una scheda e poi un approfondimento. Nasce il 19 agosto 1961 a Riccione. La sua famiglia profondamente cristiana vive a Misano Adriatico. All'età di 4 anni, la famiglia si trasferisce a Rimini per andare ad abitare nella canonica della parrocchia di San Girolamo, dove è parroco lo zio, Don Giuseppe Bonini, fratello della madre. Questa circostanza permise alla piccola Sandra di partecipare assiduamente alla preghiera, coltivando un legame personale con il Signore. Aveva sempre con sé una coroncina del rosario. La nonna racconta che la sera trovava la nipotina addormentata nel letto con la corona tra le mani. Sandra va bene a scuola, ama dipingere, impara a suonare il pianoforte e corre come velocista in una squadra di atletica leggera. A 12 anni un incontro fondamentale, quello con Don Oreste Benzi e la comunità Papa Giovanni XXIII.
Qui Sandra realizza la sua vocazione cristiana e, profondamente unita al Signore, si prodiga per trasmettere l'amore divino ai poveri, agli abbandonati e ai tossicodipendenti. Durante il liceo segue i poveri a domicilio e sensibilizza tutta la comunità parrocchiale ai bisogni delle persone disabili. Quando i poveri bussavano alla porta di casa, non si accontentava dell'offerta lasciata dalla famiglia, ma correva dietro loro e cercava di aggiungere sempre qualcosa dai suoi risparmi. Dopo la maturità scientifica si chiede: partire subito per l'Africa o iscriversi a medicina? Dopo un discernimento con il suo direttore spirituale e la conferma di Don Benzi, si iscrive nel 1980 alla facoltà di medicina all'Università di Bologna. Si divide tra studio, famiglia, lavoro e condivisione con i poveri. Nonostante la grande mole di lavoro, non trascura mai gli studi. Ad ogni esame riporta ottimi voti. Nel febbraio del 1978 conosce Guido, con cui si fidanza l'anno successivo, quando Sandra compie 18 anni. Guido, più grande di 2 anni, è attratto dalla sua profondità, dalla sua simpatia e dalla sua volontà di fare riferimento a Dio per ogni scelta. Insieme frequentano il gruppo giovanile della comunità di Don Benzi. Sandra vive il suo essere fidanzata come una realizzazione del piano di Dio, che non compromette la sua dedizione al Signore e al prossimo. Sono le 9 del mattino del 29 aprile 1984, è l'ottava di Pasqua. Sandra sta andando ad un incontro della comunità Papa Giovanni XXIII. Con lei ci sono Guido ed Elio. Appena scesi dall'auto, Sandra ed Elio vengono investiti da un'auto. Rimane in coma per 3 giorni e il 2 maggio lascia questa terra. Aveva 22 anni. Il 5 maggio si tenne il funerale. Nell'omelia Don Oreste disse: Sandra ha compiuto ciò per cui Dio l'aveva mandata. Il mondo non è diviso in buoni e cattivi, ma in chi ama e chi non ama. E Sandra, noi lo sappiamo, ha amato molto. 4 giorni prima dell'incidente, Sandra aveva raccontato alla madre di aver visto in sogno il suo funerale e la sua tomba piena di fiori. Dunque, ricordato in questa scheda la vicenda di Sandra Sabattini ed abbiamo in collegamento, ritroviamo una nostra amica ormai, Geppi Santamato. Geppi Santamato è stata tra l'altro amica di Sandra, ha condiviso con lei la vita nelle comunità terapeutiche della comunità Papa Giovanni XXIII. Ben trovata Geppi, grazie per la tua disponibilità. Saluto. Gli ascoltatori, e grazie per aver invitato di nuovo a parlare di Sandra. Oggi parleremo in particolare, Geppi, di una iniziativa, e per questo ti chiedo anche un po' la pazienza di cambiare un po' la scaletta. Ci dobbiamo fermare per un po' di minuti per la pubblicità, ma intanto parliamo di questa iniziativa, lanciamo appunto quello che andremo ad approfondire dopo. Una borsa di studio, un vero e proprio sogno, quello della Beata Sandra Sabattini, che dà la possibilità a dei giovani studenti zambiani di realizzarsi in ambito medico-sanitario. Un rapidissimo cenno a questa iniziativa, Geppi. Ecco, è proprio per riuscire a realizzare il sogno di Sandra di portare attraverso la cura delle persone, portare Cristo in tutto il mondo, come lei diceva, vorrei attraversare il mondo per portare il Signore. Ecco, questa cosa, le sue mani non sono arrivate, ma potranno arrivare le mani di questi giovani che si stanno preparando in ambito sanitario, come medici, come infermieri, come farmacista, come vedremo poi Benjamin, sì. Ecco, entreremo nel dettaglio di questa, che tra l'altro è la notizia che appunto ci parla in maniera approfondita appunto di questa borsa di studio, ma lo faremo tra qualche minuto. Poi ritroveremo Geppi per arrivare fino alla fine del nostro programma parlando appunto di questa beata che sentiamo particolarmente vicina. Breve pausa e poi di nuovo insieme. E vogliamo parlare quindi di questa bella iniziativa che vede Sandra Sabattini comunque
presente in un certo qual modo in un'opera di missione in Zambia con una borsa di studio intitolata appunto alla giovane beata riminese. Noi abbiamo in collegamento Geppi Sant'Amato con la quale appunto vogliamo parlare nel dettaglio di questa iniziativa, un sogno non realizzato in vita da Sandra Sabattini ma che si realizza oggi grazie a questa borsa di studio. Sì. E quest'anno proprio la Comunità Papa Giovanni ricorda i primi 40 anni della presenza missionaria in Zambia e all'interno di questa nostra presenza di condivisione ci sono alcuni progetti portati avanti dalla condivisione tra i popoli che prevedono proprio l'affiancamento, il sostegno allo studio. E nel progetto Cicete Chelo già da 25 anni tantissimi ragazzini hanno potuto studiare, ecco. Adesso ci sarà proprio una dedica a Sandra per chi si formerà in ambito medico-sanitario, proprio per continuare questo sogno dove lei si è fermata apparentemente perché fisicamente non ha potuto farlo di persona. Ecco Geppi, c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare e che ci propone la figura di Sandra come particolarmente vicina ai giovani e non solo, ma attraverso i suoi scritti, un diario che è stato reso possibile, ecco, e fruibile per tutti noi grazie ad una lungimirante opera di Don Oreste Benzi. Cosa troviamo in questo diario? Guarda, troviamo tutte le riflessioni di Sandra, a partire dai suoi 10 anni, quindi puoi immaginare cosa potrebbe scrivere una bimba di 10 anni, puoi vedere proprio il percorso di crescita spirituale fino al raggiungimento di meditazioni, riflessioni di una portata tale da poter ancora oggi riuscire a trasmettere tanto alle persone, soprattutto ai giovani, perché Sandra non arrivava con dei dati di fatto, ma arrivava con delle inquietudini, con degli interrogativi, con una chiamata che lei sentiva sempre in movimento, ecco, proprio perché la vita di un giovane, la vita di tutti i giorni ti interroga, ti porta proprio a cercare delle risposte. E lei nella scelta di far entrare Gesù nella sua vita, proprio nella sua quotidianità, dà una chiave di lettura a tutto quello che riusciva a raccogliere. E poi prendeva questi appunti in ordine sparso, perché il diario vero e proprio non esiste, cioè nel senso che lo è diventato nel momento in cui Don Oreste è riuscito a raccogliere tutti questi scritti sparsi nei foglietti, negli appunti, nelle agende scolastiche, un po' dappertutto, ecco. Però messi insieme stanno operando tanto nella vita di molte persone in tutto il mondo, perché soprattutto dopo la beatificazione Sandra è conosciuta ormai da tante persone, e quella che inizialmente era la nostra intenzione di farla conoscere, di portare la testimonianza, adesso ci sta trovando che stranamente arriviamo nei posti dove troviamo che lei già sta operando, perché già tante persone, tante parrocchie, tanti gruppi hanno iniziato a camminare al suo fianco. Ecco, tornando alla borsa di studio, nel concreto, ecco, questi giovani che cosa potranno fare ora in Africa, lì in Zambia? Esatto, il percorso di studi in Africa prevede molto spesso anche il convitto, perché le scuole sono abbastanza distanti e i ragazzi molte volte proprio non hanno neanche gli strumenti economici per poter affrontare tutta il trasporto, eccetera. Quindi è proprio importante riuscire a sostenere questi progetti per permettere a questi ragazzi che sentono nel cuore di volersi proprio formare in un ambito di cura anche molto sinodale in questo tempo, proprio dove la cura, l'attenzione alle persone è fondamentale, e lì davvero hanno bisogno di tutto, ecco, per poter
essere portare avanti i loro studi, ecco. Giovani in questo momento non solo. Sono tre. Ecco, sì, ce li puoi descrivere, ci puoi dire i nomi, ecco, un po' di quello che riusciamo a sapere di questi giovani. E Anna che si stanno formando nel settore infermieristico e sono il secondo anno del percorso. E invece abbiamo Benjamin che sta facendo il primo anno del quadriennale in farmacia. Ecco, e Sandra stava studiando medicina. E noi possiamo capire che in luoghi remoti come anche le province dello Zambia, così anche un'infermiera con la sua presenza fa molte più cose di quello che potremmo essere abituati a pensare, quindi proprio hanno una presenza di intervento notevole una volta che entrano sul campo. Sì. Ecco, allora Geppi, abbiamo comunque ancora un po'. Potete trovare tutto nel sito www.sandrasabattini.org, dove abbiamo anche tutte le varie, i vari collegamenti e i vari approfondimenti. È anche un motivo per pregare, perché c'è anche questo che viene proposto attraverso una particolare preghiera a lei dedicata, vero? Certo, c'è la preghiera di intercessione, che è stata usata fortemente da Don Oreste quando ha iniziato a chiedere la guarigione di Stefano Vitali, che poi ha portato al riconoscimento del miracolo che ha permesso il passaggio alla beatificazione. Ecco, e questo per inquadrare un pochettino l'intervento lungimirante di Don Oreste. Benzi. Ecco, allora, in conclusione, c'è qualche altra iniziativa in programma legata a Sandra? Guarda, adesso abbiamo appena pubblicato con l'editore sempre della Comunità Papa Giovanni un altro piccolo strumento di preghiera che è il Rosario con Sandra, dove le sue meditazioni accompagnano i vari misteri in modo molto, molto semplice, molto adatto anche a un pubblico meno abituato alla recita di questa preghiera tradizionale. Sì. Benissimo, allora io intanto ti ringrazio di cuore per averci dato l'opportunità anche questa volta di aprire una finestra dedicata a Sandra Sabattini e comunque ti invito, ecco, a rimanere in contatto con noi anche in futuro per aggiornarci su quelle che potranno essere le varie iniziative legate al ricordo di Sandra, ma anche e soprattutto alla sua causa che ovviamente procede, non ci fermiamo alla beatificazione, ovviamente si sta andando avanti anche con le testimonianze, vero Geppi? Certo, ci stanno chiamando un po' dappertutto e non riusciamo ad arrivare fisicamente, anche perché cominciamo ad avere anche noi una certa età, però Sandra va avanti e ci insegna ancora molto. E noi preghiamo lei e per lei, anche per la sua causa. Grazie davvero di cuore, Geppi. Grazie, buon lavoro, Nicola, per la causa e per tutte le attività della comunità. Grazie. Della comunità Papa Giovanni. Noi ci fermiamo qui. Finisce qui la nostra puntata odierna con Verso gli altari. Torneremo insieme la settimana prossima con una gradita sorpresa. Il ritorno di Fra Ezio che tornerà con noi per approfondire ulteriormente tante figure di santità e non solo. Grazie e buon proseguimento.